Oh, conferenza stampa post-gara di Spallettone Mourinho. Sentiamo prima Spallettone. Alla fine c'è stato un urlo, un'esplosione di gioia, come quelle partite che potenzialmente davvero segnano una stagione. Mourinho prima ha detto: io qui vedo lo stellone di quando è l'annata giusta. Vede stelle, stellone. Dopo Stelle, stelle, puoi ripeterlo all'infinito, non si capisce. questa partita, quanto sente. Io vedo che abbiamo 3 punti più in classifica, 3 punti importanti. Vedo che la squadra ha vinto una partita difficile contro un ottimo, un grande avversario, perché la Roma stasera ha dimostrato di essere una delle squadre più forti che si è visto qui al Maradona. Poi Bravo Spalletti. soprattutto vedo che, come ho detto di là alle televisioni, la partita l'hanno giocata tutti quelli della rosa, anche quelli che erano in panchina, da quello che ha giocato di meno al magazziniere, ai dottori, ai massaggiatori, concentrati Alle mogli, alle figlie, ai nipoti. tutti al 100%. E la cosa fondamentale, Fondamentate. scusate, è stata quella di non No, perché. accettare mai il pareggio. Perché la squadra, quando si è vista rimontare il gol, ha avuto una reazione feroce, una reazione forte per andare a provare a vincere la partita. E forse è stato quello lì che è stata premiata. Bravo. Buonasera, mister, complimenti per la vittoria. Simeone ha detto che aveva un po' di fastidio, di mal di pancia, ha detto che non è facile entrare a partita in corso. Eppure questo ragazzo entra, fa gol sempre. Volevo chiedere se c'è stato da parte sua un lavoro È una diarrea, Simeone. particolare su di lui o è lui che ha questa indole, ed è in grado di fare così bene pur giocando pochissimo? È quello un po' che ho detto prima. È una conseguenza del perché si fanno le sostituzioni, quelle lì, perché quando i calciatori si vedono allenarsi bene durante la settimana e poi diventa difficile andare a togliere uno come Osimhen di campo. Però perché non dare la possibilità anche a qualcun altro che si allena benissimo, che ha potenzialità e che nel momento che è mancato Osimhen, sono Raspadori e Simeone, sono stati due di quei calciatori che hanno determinato il passo. Che abbiamo il passo nel senso proprio di cadenza di partite giocate, di partite vinte anche in Champions League in quel momento lì. E diventa facile per un allenatore andarci a mettere mano se la testa è quella di Simeone, se la testa è quella di Raspadori, se la testa è quella di Elmas, perché di Olivera, perché sono entrati tutti benissimo. E è così. Poi è chiaro che bisogna ricordarsi che in campo ci vogliono degli equilibri, nel senso che non si possano far giocare tutti insieme quelli con determinate caratteristiche, però quando uno ha giocato 70 minuti ha avuto a disposizione molto della partita, ecco. Per cui con i 5 cambi bisogna andarci a mettere mano qualche volta, insomma. Mette mano Spalletti, lui palpeggia. Buonasera a lei. No, vorrei chiederle se Nah. l'esplosione di gioia della panchina al gol di Simeone è l'immagine forse più bella della serata e che incarna il gruppo di cui lei parlava prima. Sì, è vero, quella lì è un'immagine bellissima per un allenatore.
perché ha fatto vedere che la partita, come ho detto prima, la stavano giocando anche fuori, erano già tutti dentro. E che dam, sembra la stessa partita, risposta. Chiunque avessi pescato per buttarlo dentro avrebbe dato una risposta corretta, ecco. Però anche se non ci fossimo riusciti a vincerla, questa è una mentalità che... Cioè, se non ci fossimo riusciti a vincerla. Premia quella che hanno avuto i calciatori dopo aver subito il pareggio. Quella è la molla che ce l'ha fatta vincere. Per cui, un po' quello che si diceva in settimana, ma avendo un po' di punti di vantaggio, ora si potrebbe anche gestire, no, non si gestisce niente, si va a fare quello che abbiamo sempre fatto, quello per cui siamo pagati, quello che si aspettano di vedere a uno stadio che si chiama Diego Armando Maradona. È meglio Pelé. Mister, buonasera, complimenti. Ieri diceva ci saranno momenti della partita in cui dovremo essere ordinati e compatti. Un'altra cosa che mi ha colpito stasera è l'atteggiamento in fase di non possesso, come eravate squadra proprio. Mi ha ricordato quello di San Siro col Milan. Lo dimostra anche che avete la miglior difesa del campionato. Sì, ci siamo venuti a abbassare in alcuni momenti a fare fase difensiva. E secondo me si poteva gestire meglio la palla, o perlomeno noi siamo abituati ad avere più qualità quando si ha la palla sui piedi. Loro è vero che ci hanno pressato forte, che hanno fatto continuamente questa scalata quinto e terzo sul terzino e sull'attaccante esterno, però noi preferiamo questo. E quando loro fanno questo, dobbiamo sapere che quello è un vantaggio che dobbiamo sfruttare. Non preferiamo che gli altri si mettano al limite dell'area ad aspettarci. Vogliamo che ci vengano a pressare. Ci fa piacere questo e quindi dobbiamo avere un comportamento conseguente a quello che è la volontà di giocare la partita a viso aperto degli avversari. Buonasera mister. Ciao. Vi volevo chiedere, oggi mi sembra per la prima volta rispetto insomma agli ultimi turni avete giocato voi dopo le altre, quindi prima nelle precedenti partite vincevate e mettevate pressione, oggi ho visto una gestione diversa anche emotiva della squadra, avendo, no, sapendo già dei risultati, sapendo che vincendo si poteva dare un bel calcio al campionato. Ma cazzo domande? Secondo me davanti a tutto... E davanti a quelli che sono risultati, loro prima di entrare in campo debbono avere ben chiara quella che è l'occasione che hanno. Se loro mettono a fuoco bene l'occasione che hanno, non ci sono cose che ti possono disturbare e farti sentire pressione. Anche perché per fare dei risultati come abbiamo fatto, è segno che la pressione la sappiamo gestire, è segno che abbiamo capito che per fare risultati bisogna andare a farlo questo giochino, a ricercarla proprio, andarsela a trovare la pressione da sentire addosso per fare risultati importanti. E secondo me dopo che abbiamo subito il pareggio l'abbiamo dimostrato, insomma, che la squadra ha una mentalità corretta, un carattere forte, perché è andata laggiù, ha fatto baruffa all'area con chiunque vestiva qualsiasi colore diverso dall'azzurro e cosa? E a me è piaciuta molto questa cosa qui, penso sia stata giustamente premiata la squadra per questo atteggiamento qui, ecco. Ultime due.
Buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Oh, trasendo barro, signore. Voglio soffermarmi un attimo su Osimhen, però non le voglio chiedere del gol bellissimo, della prestazione. Le voglio chiedere un particolare che si notava dal campo. Quando Simeone ha segnato, Osimhen ha continuato a giocare la partita. È stato il lui più da scatenato. Fuori ha continuato a giocare. Esatto, la partita. E lei in estate disse: Osimhen è un grandissimo calciatore, ma deve diventare leader. Ora, in questo momento, possiamo dire che veramente è diventato il leader di questa. Ma gliel'abbiamo già fatta questa domanda nelle scorse partite. Ma i giornalisti le ascoltano le conferenze stampa passate, le interviste, ma com'è possibile? L'abbiamo già detto, ne abbiamo già parlato, ma io non lo so. Questa squadra. Sì, lui è uno forte perché hai levato questo? Perché hai fatto giocare quest'altro, che sostituzione hai fatto, che è semplice, e l'abbiamo detto più di una volta, la partita è una scatola che va riempita di cose, che in dei momenti ci vuole. Ma che déjà vu, già l'ha detto quello che sarei, mamma mia. Il tacco, ci vuole la giocata pulita di piatto. Dei momenti ci vogliono 40 metri di corsa, una trambata, una spallata con l'avversario, un duello fisico, una volta ci vuole un'entrata in scivolata. Non che io, questo non è la mia qualità, per cui non posso colpire di testa perché sono pettinato in questa maniera qui, oppure perché Osimhen. Perché è leader? Perché ce l'ha tutte queste cose qui. Osimhen rincorre l'avversario, va addosso in maniera feroce, tiene la palla e la lotta con l'avversario e ci mette la faccia, perché porta ancora la mascherina, perché ci mette la faccia proprio da un punto di vista fisico, per modo di dire. È uno che prende una palla a metà campo, la porta alla bandierina e risolve la situazione da solo. È uno che una volta gli tira una pallata e salta con tre difensori di testa. Per cui sono questi calciatori qui che poi hanno tutte le cose per completare questo riempimento della scatola della partita, che sono chiamati ad essere leader più di altri. Però poi la qualità fondamentale è quella che sia dentro il gruppo, come ha detto lei, e che lui indicava che passaggi fare quando hanno fatto gol. Dai, dai, bisogna vincere. Questa è una cosa molto bella. Gasa. Buonasera, mister. Volevo chiedere, ieri alla sala conferenza ha detto... Direttamente da Seul. Che voleva fare il regalo al mister Mourinho. Era la vittoria? No, gliel'ho fatto veramente io il regalo a Mourinho. Gli ho regalato una statua, un pulcinella, perché era il suo compleanno e perché... pensavo di essere invitato alla sua festa, mi ha piaciuto molto. Per cui gliel'ho detto, te avrei portato a Roma, non mi ha invitato, gliel'ho dato qui, ci siamo visti qui. Grazie. Ma buona, sarà per il prossimo compleanno, dai, spallettone, non prenderti collera. Andiamo a vedere il festeggiato invece cosa ha da dire. Difficile e che ha giocato anche con qualità. Eh? Stadio più difficile e che ha giocato anche con qualità, con questi presupposti, anche guardando intorno. Morite, che un po' la faccia verde. Quello che succede nell'alta classifica, le chiedo se. Un po' nervoso perché c'ha le labbra secche. In questo momento, se dovesse riproporre queste qualità, la Roma è la principale favorita nella corsa Champions. Oh, che hai fatto? Gli hai pestato un piede. Champions, quando si giocano tre partite alla settimana, è una corsa di rosa, non una corsa di squadra. Io, quando abbiamo tempo e condizioni per preparare una gara a secco, una gara
per settimane, molto difficile di non vincere questa partita. Da sempre, quando abbiamo tempo per fare tutto il lavoro, fase difensiva, fase offensiva, palla inattiva, quando hai tempo di stare a preparare tutto e quando hai giocatori freschi, è molto difficile non vincere una partita. Quando tu entra in competizione simultanea. Ma che fai? Giochi solo tu, Muri? Cioè, tu perché la prepari, la vinci sicuro? Dove tu gioca tre partite alla settimana, le squadre con più opzioni sono le squadre che ovviamente hanno più condizione da farlo. Però la verità è che noi cresciamo come squadra e noi facciamo anche crescere giocatori che non erano opzione e che stanno diventando opzioni. Questi ragazzini che hanno giocato, già non si parla di Zalewski, già non si parla perché stiamo parlando di un livello diverso. Però i Tarovic, Bove, Volpato, giocare qui, giocare a San Siro, facciamo crescere questa gente e la rosa, ovviamente che con il tempo la rosa migliora. Ho detto ai giocatori dopo la partita di cercare di dimenticare la tristezza della sconfitta e di alimentare la sua alma con la qualità della performance che abbiamo fatto, di guardare alla classifica, di guardare al calendario che abbiamo davanti, dove ovviamente ogni partita è sempre difficilissima, però sì, abbiamo giocato a San Siro, Inter, San Siro, Milan, Napoli, Juventus Stadium, tutte queste squadre, Napoli no, però tutte le altre devono giocare a Roma e non fuori casa. E dobbiamo andare partita a partita, però adesso arriva la difficoltà. Mercoledì abbiamo una, sabato abbiamo un'altra, arriva Europa League, però oggi, dentro della tristezza di un risultato che io considero ultra immeritato, alma piena di orgoglio di questi ragazzi, di questa squadra. Forse. In una crescita generale di cui lei ha parlato, oggi forse è mancato il miglior Dybala, paradossalmente, che è quello che ha tirato la carretta fino a qui e che oggi magari non è stato brillantissimo. Ma Dybala c'aveva l'incubo Iniesta, pronto a rompergli le uova nel paniere ad ogni azione. D'accordo, cosa è successo? A me non piace fare questo tipo di analisi individuale perché si deve analizzare. Perché fa comodo a te, Muni. La direzione della partita, il profilo di partita, il tipo di gioco che noi abbiamo, non dico proprio. Cioè, quando vuole lui, l'analisi individuale la fa, è il primo a farla, eh. Imposto, dico imposto, no? È giusto, imposto. Imposto da noi, che non era sicuramente la partita che il Napoli voleva, né il Napoli né i tifosi napoletani, perché lo stadio sembrava vuoto. E avevi i tappi nelle orecchie, José. Abbiamo imposto un gioco che per Paolo e per Lorenzo non è un gioco facilissimo. Quello che noi abbiamo fatto come principio basico di questo gioco era di pressare gli altri e di rischiare con il modo che abbiamo fatto, cercando di prenderli loro in loro fase di costruzione, cercare di non averli dove loro sono bravissimi, che in fase alta. Io sentivo chiaramente Luciano tante volte a dire anche a Meret, Osimè, 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 perché per loro era molto difficile di costruire. Dopo, quando una squadra gioca così, recupera palla, non è che gente come Paolo, come Lorenzo stanno super freschi. E dopo c'è anche il merito di un avversario, che quei due difensori centrali nei duelli individuali sono fortissimi, sono bravi, sono anche veloci, hanno mobilità. Kim
un giocatore fantastico, e anche dare merito a avversario, perché dello stesso modo che noi abbiamo cercato di imporre il nostro gioco, il gioco che noi volevamo fare, anche loro hanno ovviamente grandissima qualità. E quello che ho detto ieri, di che era la squadra che vince lo scudetto, oggi dico di più, perché io ho vinto qualche campionato, e quando tu vinci un campionato, la stella, quando tu hai bisogno, sta là, non va via mai. Ci sono sempre delle partite dove tu quasi perdi, però alla fine tu vinci. C'è sempre qualcosa che la luce là ti illumina, e loro oggi hanno avuto questo qua. Per questa ragione penso veramente che mi sembra senza dubbi che è la squadra che vince il scudetto. Spostiamo di là, grazie. Good evening, Mr. Mourinho. I hope I can ask in English. My name is Lola Diadewi. I represent SoccerNet from Nigeria. I say compagnia Vittori. I want to start out by saying happy birthday to you. Thank you. No, quello Spalletti già si è preso gol. You and Victor Osimhen were the reasons why I came today. Thank you. And I during the game, when Victor had this injury, he as he was going back into the game, I saw that you shook his hand and you said something to him. I'd like to know what you said to him, but I also want to ask you, I mean, Victor, when he finished the Under-17 World Cup in 2015, I asked him, who was his football role model? And he told me it was Didier Drogba. Looking at Victor today, tell me what you see from a coaching perspective. And what you told him when you... Look, I told him, you score an amazing goal, but you don't need to dive all the time. That's what I told him. Ah, boh, è normale. L'ha allenato a Drogba, anzi, l'ha scoperto Drogba, che può mai dire. And that's what I think. He scored an amazing goal. Even from my bench, I almost clap, you know, because it was an amazing goal. He did the same in Rome. He scored an amazing goal in Rome too. So for me, fantastic player. But I repeat what I told him: you don't need to dive. And if you want to compare with Drogba, I would say the level is there, but Drogba never dive. He always stands. And if Vitor can change that little bit in his game, he's amazing. If one day I am in a club with a lot of money, I buy him. Facciamo l'ultima, per favore, qui davanti. No, lì, chiedo scusa, lì. Grazie, non facciamo in tempo, mi spiace. Mi spiace? Mister, innanzitutto, innanzitutto complimenti, perché è stata una delle partite più belle viste al Maradona, era una sfida molto accesa, però io l'ho sentita dire sia nella gara di andata che in quella di ritorno che la Roma non meritava di perdere questi due match. Cioè, ci spiega il motivo, cioè ce lo spiega bene, perché è vero che il calcio è fatto di episodi, però a volte, ecco, c'è anche l'avversario, quindi questa cosa la volevo far precisare a lei. E poi le volevo chiedere se pensa che i suoi cambi siano stati tutti, insomma, se pensa che poteva fare qualcosa di diverso nei cambi. Con i cambi? Sì. Sono cambi che i giocatori hanno chiesto tutti loro. Spinazzola, infortunato, mi ha chiesto il cambio all'intervallo. Tammy ha chiesto il cambio con dolore al flessore. E Matic ha chiesto il cambio con dolore al flessore anche lui. Solo Cristante è uscito perché la squadra perdeva 1-0 e voleva dare un po' più di dinamica, un po' più di qualità. Questo bambino è un bambino che gioca tanto e che guarda davanti, che ha un calcio molto fluido. Comunque qualcuno dica a Mourinho che dire bambino al proprio giocatore non è proprio un complimento, Però una cosa è avere
Elmas, Raspadori e Simeone, far entrare tutti e tre, un'altra cosa è far entrare tre ragazzi che l'anno scorso giocavano in campo di plastico. Però questo ancora meglio. E in questo momento non mi fa triste questo, mi fa anche gioia fare questi ragazzi crescere, vedere un Zalewski a giocare un mondiale e vedere questi ragazzi a crescere, mi fa anche piacere, per me non è un problema. E non ha risposto alla domanda, come è possibile che all'andata meritava di vincere la Roma e non l'ha vinta, e ritorno la stessa cosa e non ha vinto, rispondo io. Il problema è che ormai si capisce quanto è diventato forte il Napoli proprio da questi comportamenti qui degli allenatori avversari, che ormai non cercano più, non si sentono più soddisfatti della vittoria contro il Napoli perché non riescono a raggiungerla, ma si sentono soddisfatti quando riescono a ritagliarsi un po' di spazio nella partita contro il Napoli. Cioè ormai si esce a testa alta, se non perdi 5-1, ma capì, abbiamo perso solo 2-1 contro il Napoli, come all'andata hanno fatto una partita di contenimento, tutti all'indietro a difendere quel risultato, tutti chiusi, arroccati, e poi ci sono rimasti male che alla fine Victor li ha purgati, e quindi lì la partita della Roma era stata super concentrata, quindi non meritavano di perdere, secondo il loro punto di vista. La stessa cosa qui, alla fine, anche se le statistiche dicono più possesso palla del Napoli, più tiri in porta del Napoli e 2-1 per il Napoli, siccome si sono ritagliati un po' più di spazio, hanno avuto comunque il coraggio di venire a pressare alti e di giocare comunque una partita uomo su uomo coraggiosa, comunque ci sono rimasti male perché alla fine sono stati purgati lo stesso e di conseguenza dal loro punto di vista non meritavano di perdere. Però il campo ha parlato e ha detto che il Napoli vince e la Roma perde per due volte, 6-0. E poi quando una squadra può permettersi di mettere quei giocatori dalla panchina significa che è più forte, punto. Non devi per forza fare 90 minuti di assedio per meritare la vittoria. La meriti anche perché c'hai dei giocatori più forti che entrano dalla panchina. Il calcio è così. E non lo dovresti sapere, caro Mourinho. Va bene, ragazzi. Questo video finisce qui. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento. Lasciate un like se il video è piaciuto. Iscrivetevi. E noi ci rivediamo in un prossimo video.